Innanzitutto vi vorrei dire grazie. Grazie per avermi invitato, grazie per essere venuti. È una piazza piena di gente e io sono davvero felice di essere qua. Vi voglio raccontare dove ero ieri. Ero a Bruxelles ieri mattina. Ho preso un aereo la mattina presto per andare a Udine. A Udine c'era un festival, diciamo, di comunicazione, un evento. Devo dire che quasi tutti gli ospiti erano di centrodestra e a me ha fatto piacere essere presente e modestamente parlare del movimento a una platea che inizialmente era ostile e che man mano che andava avanti il dibattito applaudiva sempre di più, riconosceva sempre di più il buono che stiamo facendo nelle istituzioni, perché noi dobbiamo essere bravi a parlare anche con chi non la pensa come noi, per spiegargli davvero quello che stiamo facendo e quello che tentiamo di fare, quello che i consiglieri comunali in un comune come Trani e in tantissimi altri comuni italiani dove magari abbiamo un solo consigliere, due soli consiglieri, si sbattono, amici, si fanno un mazzo tanto, permettetemi di dirlo, in cambio di nulla, di stipendi praticamente pari a zero, solo per il bene dei cittadini. Tutte queste cose vengono difficilmente a galla in un sistema mediatico che chiaramente ci è ostile e noi dobbiamo andare in giro e spiegare la verità a tutti. Io ieri stavo a Bruxelles, ieri pomeriggio stavo a Udine, stamattina sono andato a Venezia, ho preso un aereo per venire qui, più tardi andremo ad Andria, domani mattina prenderò un treno alle 6 del mattino per andare a Roma, dove parlerò con uno dei nostri importanti esponenti al Parlamento nazionale, e poi un aereo per Bruxelles dove ricomincerò a lavorare al Parlamento europeo come è mio dovere, ma tutti i weekend è mio dovere stare qui in mezzo agli attivisti, quindi non dovete dire grazie a me che sono venuto, sono io che vi devo dire grazie a voi che ci date l'opportunità di spiegarvi quello che facciamo e di sostenere la vostra azione e di attrarre quante più persone possibili. Ha detto bene Nicola all'inizio dicendo potevamo stare a mare, potevamo stare a farci i selfie sul materassino, certo, lo potrei fare anch'io, fare dalla tastiera oppure in TV, quando mi invitano in TV, fare politica così. Questo per me però non è il compito di un portavoce. Per me tutti i portavoce hanno il dovere di dedicare il proprio tempo libero, quello che non è naturalmente impegnato nei palazzi delle istituzioni, agli attivisti. Quindi penso che essere qui sia meno del mio dovere. E perché sono qui? Naturalmente per sostenere Vito, la sua candidatura e tutti i candidati al Consiglio Comunale. Naturalmente, ricordiamolo a tutti, perché il 20 e il 21 bisogna votare sì al referendum, a un referendum che è una battaglia storica del Movimento 5 Stelle. Non ci prendete in giro, c'è qualcuno che dice non era nel programma, non era vero, non avevate detto così, non avevate detto colì. E alcuni dei nostri o degli ex nostri, dei traditori, quelli che hanno preso il voto con il simbolo del movimento e si sono fatti il loro partitino e si devono vergognare, diciamolo forte che si devono vergognare, e hanno rubato la vostra, la mia fiducia, che noi abbiamo messo la croce sul simbolo del movimento a persone che poi sono state elette e sono andate altrove. Questi traditori che dicono no, votiamo no, no, c'era il taglio degli stipendi ma non c'era il taglio dei parlamentari, bugiardi, andatevi a vedere il programma, io l'ho postato nel nostro programma che è uscito in due versioni diverse, c'è sempre stato il taglio dei parlamentari, è una battaglia storica, ne parlava Beppe, ne parlavano tutti, ma abbiamo avuto il coraggio di farlo soltanto noi, e quindi il 20 e il 21 settembre andiamo a votare sì. Non ce lo dimentichiamo, perché sennò perdiamo un'occasione storica. E infine fatemelo dire, poi introduco Vito, sono onorato di avere la possibilità di introdurre il nostro candidato sindaco, però due minuti fatemeli spendere per questa persona che sta qui in questo posto, perché oggi è da un'altra parte e quindi non può essere qua, Antonella Laricchia, ed è importantissimo votare per Antonella e sostenere la lista del Movimento 5 Stelle alla Regione, perché sono state dette un sacco di bugie su questo. È stato detto, guastate, così fate vincere Fitto, non volete fare gli accordi, qualcun altro ha detto siete diventati come il PD, avete fatto in altre regioni l'accordo col PD. Signori, parliamoci chiaro, noi lavoriamo per i cittadini, noi siamo cittadini, non siamo politici professionali e non lo saremo mai. Se qualcuno pensa che lo potremo essere si sbaglia di grosso, perché snatureremmo la natura stessa, la ragione stessa di esistere del Movimento 5 Stelle. Siamo cittadini che siamo andati nelle istituzioni per cambiarle. Allora, si possono anche fare gli accordi, il Presidente Conte sta facendo un enorme lavoro e io lo ringrazio anche per quello che ha fatto in Europa, dove sono io, perché vi assicuro che non era facile. Per la prima volta nella storia
far avere all'Italia più soldi di tutti. Il lavoro del presidente Conte è eccezionale e noi, peraltro è pugliese come tutti voi, e quindi qui c'è un doppio orgoglio regionale per il nostro presidente, ed è lì solo grazie a contratti di governo fatti con altre forze politiche. Ma i contratti, gli accordi si fanno mettendosi d'accordo prima sul programma e mettendosi d'accordo prima sul candidato e su tutti i candidati delle liste. Ma come poteva pensare Emiliano che noi gli portassimo i nostri voti in cambio di cosa? In cambio di niente, per avere poi in alcune liste a suo sostegno personaggi impresentabili? Ma non esiste al mondo, ha fatto benissimo Antonella a presentarsi autonomamente e noi dobbiamo sostenerla fino in fondo, consapevoli della nostra ragione. Perché la Puglia può cambiare solo se cambia veramente. A me, quando qualcuno, c'è un palazzo che è in difficoltà, che magari ha delle crepe, qualcuno gli passa una mano di vernice, sappiate che questo qualcuno non conclude niente. Per cambiare veramente la Puglia bisogna dire di no alla vecchia politica. E purtroppo nessuno ha avuto il coraggio di dire veramente di no alla vecchia politica, tranne Antonella Lavicchia e tutti i candidati del Movimento 5 Stelle, ha parlato uno poco fa, bravissimo, ce ne sono tantissimi altri, naturalmente non faccio endorsement mai per singoli candidati perché è proibito, ma faccio il mio lavoro per la lista del Movimento. E allora vi dico un'ultima cosa, amici, mancano qualche settimana, circa 3 settimane al voto, noi dobbiamo in queste 3 settimane lavorare, parlare con le persone che conosciamo, parlare sui posti di lavoro, in parrocchia, per chi va, ai circoli sportivi, al bar, con gli amici, al cinema, peraltro il Covid rende molto particolare questa campagna elettorale. Continuiamo ad impegnarci, perché abbiamo 3 voti fondamentali, quello del referendum, ne abbiamo parlato, quello delle regionali, che è fondamentale per fare capire veramente chi vuole cambiare la Puglia, e abbiamo il voto di Trani. Io sono molto felice. Ero venuto qualche mese fa in un piccolo giro, eravamo stati ad Andria e in altri posti per parlare del programma dei facilitatori nazionali e adesso sono qui per aiutare Vito. Vito è una persona coraggiosa, come è stata coraggiosa Antonella, come è coraggioso in realtà chiunque si presenta nel Movimento 5 Stelle, perché qui soprattutto al sud tante persone pensano che il Movimento sia, no? Sconveniente, diciamo così, perché conviene la vecchia politica, quella che fa tirare fuori i grattacieli davanti al mare, come stanno facendo qua a Trani. E a me dispiace che una città del genere, così bella, sia in qualche modo penalizzata da questo tipo di scelte. Eppure c'è un altro modo di fare politica, che è il nostro. E allora attenzione, impegniamoci in queste 3 settimane, parliamo con le persone, impegniamoci certo anche sui social, ma usciamo di casa, la bellezza di qui che è una piazza e non è la piazza del centro del paese, perché un'altra bugia è quella che tutti dicono, ci occuperemo delle periferie, delle periferie, delle periferie e poi finita la campagna elettorale delle periferie non frega niente a nessuno. Questa è la verità e vi assicuro che è lo stesso anche a Catania, nella mia città, dove il sindaco di Fratelli d'Italia è stato condannato per la legge. Deve essere sospeso per 18 mesi e non si è dimesso dopo una condanna pesantissima. Rimane lì per 18 mesi sospesi. Pensate che in una città importante come Catania abbiamo un vice sindaco che fa le funzioni del sindaco. A me viene di dire, ma allora il sindaco che ci stava a fare? Ok? Va tutto bene lì? Non mi fate preoccupare che vi vedo toccare le cose. Allora, io adesso ho l'onore di passare la parola al nostro candidato sindaco Vito Bramà. Io un'ultima cosa che voglio dire perché me la stavo dimenticando è questa. Questo signore avrà una lista di 26 guerrieri, 26 persone che davvero credono nel nostro progetto. Dice, non siete arrivati a farne 32, meglio così. Perché altri candidati sindaci, pensate, ci hanno a sostegno chi 9 liste, chi 6 liste, il solito gioco per cui si candidano tutti pur di portare un voto, 2 voti, 10 voti, i loro parenti, i loro cugini. E c'è un candidato che ha nella stessa coalizione un consigliere comunale che si candida anche alla regione con Emiliano, Maria Grazia Cinque Palmi, correggetemi se sbaglio, e un altro consigliere comunale in un'altra lista che si candida anche alla regione con Fitto. Questa è la credibilità degli altri candidati, è una credibilità pari a zero, è attaccamento alla poltrona e al potere. Io invece ho l'onore di passare la parola a Vito Bramà, che è una persona seria e coerente, che certamente non si va a raccattare i voti raccattando candidati un po' a destra e un po' a sinistra. Ha un progetto serio che è quello del Movimento 5 Stelle e vi ricordo a chi parla male del Movimento che noi siamo la prima forza politica nella storia che si è presentata con un programma elettorale nel 2018 e punto per punto sta rispettando i punti del nostro programma elettorale. Dal reddito di cittadinanza allo spazzacorrotti, alla riforma della prescrizione, al decreto dignità, al taglio dei vitalizi e al taglio dei parlamentari che era nel nostro programma. Vai Vito! Grazie Dino!